Sembra incredibile. Giardini di Porta Venezia. Siamo in pieno centro a Milano e ci sono le cicale. Surreale. Il giorno di Ferragosto. Ho attraversato a piedi tutto il centro. Da Cadorna ho attraversato Via Dante. Piazzale Cordusio, Duomo, poi San Babila, via Monte Napoleone, un pezzo di via Manzoni, adesso i giardini di Porta Venezia, direzione Corso Buenos Aires, verso la stazione centrale. Il centro di Milano. In fondo lo percorri in un'oretta di camminata sostenuta. Un'oasi al fresco, in pieno centro a Milano, come se si aprisse attraverso uno squarcio. Un Eden inaspettato. Di verde. La temperatura non è molto alta, siamo intorno ai 26-27 gradi e c'è un venticello anch'esso inusuale per Milano, che è una città molto calda e dove è raro che si alzi una qualche brezza. Qualcuno fa la pennichella pomeridiana. Tutti ne hanno diritto, a qualsiasi ceto appartengano. E a volte colpisce quanto sia inversamente proporzionale il tempo che si ha a disposizione per dormire rispetto al ceto economico di appartenenza. In fondo dormire spesso ruba il tempo alle amarezze della vita e ti fa sembrare i risvegli più brevi e quindi la vita più accettabile. Qualcuno fa picnic, qualcun altro prende il sole e legge. Ferragosto a Milano si trascorre anche così. Il cinesi che una volta erano dei lavoratori extracomunitari, adesso incominciano ad apparire a Milano anche come turisti. Il mondo cambia. E lo fa cambiare la capacità di sacrificarsi e di adattarsi alle circostanze del mercato, purtroppo. Mentre siamo pieni di leader di sinistra evangelici che predicano il sacrificio estremo è la forma di lotta dormendo in alberghi 5 stelle, il mondo va avanti, ciascuno di noi sceglie la propria strada per stare al mondo, per sopportare la vita. Questo è il fascino del vivere, questo è quello che interessa uno scrittore. Tutto il resto sono puttanate, sociologismi, stipendi sottratti ai lavoratori per far dormire i loro giacigli dorati, sollazzati da puttane profumate, leader politici che hanno trovato il modo di non lavorare.